dopo aver colorato perfettamente l'interno del nostro stencil con il colore acrilico verde e atteso la perfetta asciugatura, come potete vedere rialzando leggermente lo stencil, cominciamo a fare le luci e le ombre. Posizioniamo perfettamente lo stencil come la prima battitura di colore. Spostiamo leggermente lo stencil a destra per pochi millimetri e abbassiamolo di pochi millimetri. In questo caso, come potete vedere, abbiamo ottenuto questa parte bianca che sarà il segno della nostra ombra. Fissiamo con un pezzettino di scotch lo stencil per tenerlo fermo e prendiamo il nostro pennello con la tavolozza dove avremo messo un pochino di medium ritardante e il colore marrone. Scarichiamolo sempre, mi raccomando, e cominciamo a fare il segno dell'ombra leggermente sulla nostra sul nostro stencil. Come potete vedere, il segno deve essere sicuro per bene dappertutto, in questo modo. E procederemo in questo modo su tutta la nostra decorazione. Il medium ritardante ci aiuta a far scorrere meglio il pennello. Attendiamo la perfetta asciugatura e logicamente dovremo aver fatto la lavorazione su tutta la mascherina e poi possiamo cominciare a lavorare per creare la luce. Quindi risolleviamo la nostra mascherina, la riposizioniamo nel punto esatto, in questo modo. Vedete, prima eravamo così. Ok, abbiamo spostato di qualche millimetro sulla destra e ci siamo abbassati di qualche millimetro per creare l'ombra. L'ombra è sulla destra e leggermente in basso. Riposizioniamo lo stencil e creiamo la luce. Spostiamo lo stencil a sinistra per pochi millimetri e lo alziamo leggermente. Fisseremo di nuovo il tutto con lo scotch. In questo modo riprenderemo il nostro pennello, lo bagniamo leggermente nel medium, il bianco, lo andremo a scaricare in questo modo e andremo a fare la colorazione del bianco, rientrando leggermente anche nella parte del verde, in questo modo. Questo piccolo trucchetto ci aiuterà a non sbagliare mai le luci, la posizione delle luci e delle ombre, dando un effetto gradevole e sicuramente molto più bello al nostro stencil che è una semplice colorazione piatta. Logicamente lo faremo su tutta la decorazione, lasceremo asciugare e poi passeremo alla fase finale creando la velatura su tutta la base del nostro decoro.